sovrano. Qui c'è sicuramente un paio di professoresse, dico bene, lei? No. Boh. Sono stata. Bene. Sovrano sta sopra, no? C'è anche sottano, no? Cioè, sottano e sovrano. Il sovrano sta sopra. Perché sta sopra il sovrano? Ecco, il sovrano. In realtà, nell'etimo della parola, è il guardiano, è la vedetta, è l'ascolta. Il sovrano non è più alto perché sale sulle spalle di un uomo, ma è più alto perché sale sulle mura, sulla palizzata, sul tetto e guarda la comunità, guarda la sua casa, no? Guarda il suo gregge, no? Perché può arrivare la tempesta, può arrivare il predone, può arrivare il lupo, no? Il sovrano è il responsabile. La sovranità è per diritto eterno del popolo. Allora ci sono due cose fondamentali. Uno è il sostantivo, sovranità, e l'altro è nel. La sovranità non è del popolo, ma nel popolo. Ovvero, la sovranità non è un possesso. La sovranità non è una roba che bisogna prendere per possederla, comprarla o rubarla o conquistarla. La sovranità è del popolo. Cioè il popolo si identifica, esiste solo se è il popolo sovrano. Il popolo altrimenti è una bugia, altrimenti è una menzogna, altrimenti è un'ipocrisia, altrimenti è un'invenzione poetica del romanticismo. Il popolo è nella sua sovranità. E questo è il concetto più alto di democrazia possibile. Ma cosa vuol dire quando un popolo è sovrano? Quando tutti, testa per testa, decidi che la sovranità sul mio destino la voglio condividere con il destino di tutti voi, di tutti noi. Il mio destino è il vostro destino e il destino di tutti noi è il destino dell'universo, responsabile per ciascuno, per tutti, e tutti responsabili per l'universo. Questa è la democrazia. Ciascuno responsabile per